Belotti non è un giocatore per noi importante, è il nostro capitano e assolutamente per noi adesso è molto importante, come ho detto da tempo ormai, per noi è molto importante tenere tutti i nostri calciatori, la rosa, non vendere nessuno, perlomeno dei nostri titolari e cominciare, diciamo, come stiamo facendo, insomma, a prepararci bene per il primo appuntamento che abbiamo contro, vedremo chi tra le due squadre, perché lì è un primo step per poi possibilmente fare bene, andare avanti. Quindi oggi è molto importante che si mantenga tutta quella che è la nostra rosa, i titolari e quant'altro, e anche non, perché poi ci sono tanti che sono quasi, ci sono più titolari, no? Non soltanto 11 titolari, e quindi oggi per noi è molto importante tenere tutti e lavorare bene per prepararci per i nostri impegni. Questo primo appuntamento del Toro lo giocherà ad Alessandria a Udine? No, lo giochiamo, direi che siamo ormai sicuri di giocarlo ad Alessandria. Diciamo che ci dispiace molto che lo stadio olimpico Grande Torino non sia disponibile, purtroppo questi concerti vanno avanti fino a troppo tardi e poi i tempi per rimettere a posto il terreno di gioco sono molto lunghi, o comunque sia non si arriva in tempo al 25, questo è un vero vero peccato, mi spiace perché ci tenevo moltissimo a che tutti i nostri tifosi potessero vedere la partita, vedere la prima uscita del Torino appunto ufficiale in Europa League con i preliminari, avrebbero dato una grandissima spinta, un grandissimo supporto, li avremo in numero più limitato ad Alessandria, mi dispiace, però insomma adesso cominciamo a far bene questo primo appuntamento e poi vediamo. Sta pensando a un attaccante, no? per il futuro imminente, direi, no? Diciamo che noi abbiamo alcune idee, però non dobbiamo avere fretta oggi, nel senso che comunque sia la squadra oggi è pronta per affrontare i primi appuntamenti appunto di questi preliminari. Dopodiché nel prosieguo della stagione sarebbe utile avere anche un innesto che noi conosciamo, sappiamo, e abbiamo varie possibilità, non c'è una possibilità, ho letto tanti nomi, magari il nome giusto è quello che non si è ancora letto. Icardi. Come? Icardi. No, ma Icardi è un centravanti e noi lì abbiamo Belotti che ci teniamo stretto, ho letto tanti nomi. Diciamo, ci sono ma no, adesso non stiamo qui, diciamo, ci sono tanti nomi, però ci sono varie possibilità, abbiamo almeno 4-5 possibilità, alcune si sono lette e un paio no, per cui non è detto che poi alla fine non salti fuori, diciamo, la sorpresa, anche perché poi quello che conta è fare le cose che ti puoi permettere, perché se no il rischio è che poi vai in difficoltà, no? Noi abbiamo seguito una politica da alcuni anni a questa parte di fare una crescita costante, continua, graduale, tenendo i migliori, qualche volta vendendo qualche giocatore qualora non si poteva fare diversamente, però insomma con una compatibilità economica che è importante, visto che oggi quella è una componente, no? È come vincere le partite, no? Vinci le partite, fai punti, se però i bilanci non sono a posto fai punti meno, è un handicap che ti viene, no? E noi dobbiamo cercare di essere bravi a fare punti il più possibile, ma anche a non prendere handicap, perché se tu fai tanti punti ma spendi troppo e poi ti prendi l'handicap, e allora non va bene.